del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Continuando il suo percorso, la parola di Dio in questa domenica ci porta al cuore di quello che è il vivere del cristiano, amare il prossimo, e ci esorta ad accorgerci di chi abbiamo accanto come nostro prossimo. In questa Santa Messa noi ricorderemo i sacerdoti che sono passati da questa comunità, che hanno formato questa comunità, ed è un segno anche questo della vicinanza e della carità che ci deve accompagnare sempre. Per celebrare questi misteri riconosciamo di essere peccatori e affidiamoci alla misericordia del Padre. Stiamo avvicinandoci alla festa della Madonna del Carmelo, che la vostra parrocchia celebra in maniera particolarmente solenne, e il Vangelo di questa domenica si avvicina e ci avvicina a capire il senso di quello che la Madre di Dio ci vuole proporre. Nella festa del Carmelo viene ricordata la difesa della fede, viene ricordata la preghiera, e il Vangelo, proprio nel momento in cui ci presenta Maria nel cantico del Magnificat, nella preghiera, ce la mostra nell'atteggiamento più bello, quello della carità. Tanto è vero che il padre di Monforti, il fondatore del nostro istituto, dice: quando meditate il mistero della visitazione, chiedete a Dio il dono della carità. Il dono grande, cioè, di renderci conto, per mezzo di Maria, che la nostra vita di fede ha bisogno costantemente di farsi vedere anche attraverso i gesti d'amore verso gli altri. Ebbene, allora noi questa sera siamo provocati da questo, perché naturalmente potremmo fare grandi bei discorsi sulla carità, ma la prima cosa che voglio fare con voi è di chiedervi chi è il vostro prossimo questa sera. Chi è? Chi vi sta seduto accanto? Chi volete bene, chi vi sta seduto accanto? Amate la persona che vi sta seduta accanto? Siete capaci di capire i suoi bisogni? Di comprendere quello che sta avvenendo nella sua vita, che forse è triste o gioiosa, o forse porta con sé delle fatiche, delle difficoltà? Perché noi, quando parliamo di Vangelo, siamo abituati a pensare dovremo fare chissà che cosa. Dimentichiamo, risponde Gesù a quello scriba, dimentichiamo le persone che ci passano accanto. Perché se noi ci mettessimo questa sera a ragionare di carità, inizieremmo a pensare che dobbiamo aiutare tutti i disoccupati del mondo, tutti coloro che muoiono di fame, eccetera, dimenticando di aiutare chi abbiamo vicino. Di chiederci se davvero quella persona che ci sta accanto è amata da noi. Ci rendiamo conto di chi è, di che cosa ha bisogno. Penso qui anche, ad esempio, al marito, alla moglie. Quante volte date per scontato, tanto so che la pensa così, e poi quando inizia quella tiritera, tanto so dove va a parare. È la nostra vita questa. E non ci rendiamo conto che l'amore deve anzitutto essere capace di accorgerci dell'altro. Perché capita a noi, noi siamo tutti bravi quando leggiamo questo Vangelo a dire: i primi due che passano, uno è un prete e l'altro quasi un sagrestano, diciamo, più o meno. Sono talmente presi delle loro cose, preoccupati dell'andare a fare le loro cose al tempio, eccetera, che nemmeno si accorgono. O se si accorgono dicono: ma le mie cose sono più importanti. Passa invece un uomo, un samaritano, che è una persona disprezzata. Per uno scriba sentirsi dire che un samaritano era meglio di un sacerdote era un pugno nello stomaco. Questo si accorge, vede, ed ecco la prima cosa che ci è chiesta a noi che vogliamo celebrare Maria in questo luogo. La prima cosa è aprire gli occhi e vedere chi abbiamo accanto.
Infatti, se ricordate Maria alle nozze di Cana, tutti sono lì a far festa, vero? Però lei vede che manca il vino. Che bello. E gli occhi di Maria sono talmente liberi che vede subito, non sta a fare come succede qui a Reggio, non sta a fare, guarda questi qua hanno fatto un matrimonio, manco il vino hanno procurato, ma da dove vengono, ma chi sono questi? Mica sta a fare questi ragionamenti, come facciamo noi per distruggerci gli uni gli altri. La prima cosa fa, vede e cerca la soluzione. La soluzione quale è? Rivolgersi a Gesù. Si rivolge a Gesù e gli dice non hanno il vino. Succede quel dialogo e Gesù prontamente trasforma l'acqua in vino. Ecco che cosa succede nella nostra vita. La prima cosa che dobbiamo coltivare per essere cristiani è aprire gli occhi. Pensate quante fette di salame abbiamo sugli occhi e non vediamo gli altri. O diamo già per scontato tutto. Pensiamo che quello che vediamo noi nei nostri dibattiti, nelle nostre idee, sia l'unica verità. Penso nelle nostre famiglie, quando ho il marito, la moglie, perché poi non è sempre il marito, ho sempre ragione io, perché io devo fare questo. E forse bastava aprire e togliere quella fetta dagli occhi e rendersi conto che forse non era tutta lì la verità. Vedere è un esercizio estremamente importante, perché molte volte noi non riusciamo più a sentirci. Pensate anche ad esempio nel dibattito della nostra società di oggi, sociale, politico, si parte dalle idee già fatte, non si ascoltano gli altri. Anche nel nostro mondo cristiano, sapete, noi difendiamo i valori, dimenticando che forse i valori sono importanti e vanno difesi, ma vanno anche aiutati a maturare. Vedere, riusciamo a vedere, ad essere davvero persone con un cuore libero, con occhi liberi. Quell'uomo vide, e proprio perché vide bene, cioè non era segnato da false idee, prontamente, vi invito poi se andate a casa, prendete il Vangelo di Luca, al capitolo 10, versetti 25 e seguenti, vedete quante cose fa quell'uomo. L'Evangelista elenca ben 9 azioni che nascono immediatamente. Quando noi invece partiamo dalle nostre idee, io so tutto, non c'è più niente da fare. Invece quest'uomo vede e prontamente nascono tutta una serie di azioni. Il vedere non gli basta, si avvicinò. Perché a volte abbiamo problemi di occhi e degli occhi, è bene avvicinarsi a vedere le cose. Si avvicinò, fasciò, versò, si prese cura, portò in albergo, procurò il denaro. Tutte queste cose nascono da sole. Ecco che allora il Vangelo di questa domenica è un invito a smetterla di lamentarci che nel nostro mondo va tutto male, ma a toglierci dagli occhi e dalla testa ciò che non ci permette di vedere e poi agire di conseguenza. E qual è l'azione che ci permette di aprire gli occhi? Anche qui il Vangelo di oggi è molto bello. Quello che si avvicina a Gesù, lo abbiamo sentito, è chiamato dottore della legge. Qual è il suo desiderio? Dice, io sono un dottore della legge, ho studiato la laurea di qua e di là, vi dimostro io che questo Gesù è un tolocucolo da niente. Vediamo, ve lo metto subito nel sacco. Perché a volte si ragiona proprio così, si avvicina a Gesù per metterlo alla prova. E Gesù, che naturalmente la sa un po' più lunga di lui, non si scompone, non fa come succede tra di noi, ah me la vuoi fare così, ti faccio pagare io. Non si scompone, lo provoca e gli fa uscire fuori le cose, lo aiuta a capire. A capire che cosa è essenziale nella vita. L'essenziale è in due cose, amare Dio e amare il prossimo. E questo dovremmo riscoprirlo come molto importante per noi. Importante anche in questo momento nel quale voi vi state preparando alla festa, ad esempio. Essenziale è amare Dio e amare il prossimo, non le altre cose.
Su questo non bisogna rinunciarci assolutamente, perché se viene meno questo, viene meno tutto. E che cosa ci apre gli occhi allora? Aprendoci a questo amore di Dio, imparando da Gesù, che è immagine del Dio invisibile, ci fa vedere quello che è il dono della vita per tutti. Unirci a Gesù, come ci ha detto l'Apostolo Paolo, unirci a Lui, perché da Lui che è il capo, noi riceviamo tutte le cose per la nostra vita. Vedete, a volte noi ci fermiamo a curare le cose strane. A me è capitato nella malattia, capita a volte, ho il mal di stomaco, mi fa male le gambe, eccetera. Un giorno un dottore mi ferma e mi fa: senti Padre Angelo, è vero tu hai questi problemi, questi dolori, eccetera, ma ricorda una cosa, che non è lo stomaco a far male alla testa, ma è la testa a far male allo stomaco. Parte dal capo tutto, non parte dalle altre parti. Bisogna partire da lì. Allora Cristo è il capo, cioè andare a scegliere Gesù Cristo, che è davvero il capo che illumina la nostra vita. Voi me lo insegnate, perché quando la testa è a posto, tutte le cose cambiano. Dove vi è il Signore si affronta tutto, tutto nella vita. È da lì che noi dobbiamo ritornare. Ecco che San Paolo ci esorta. Ma è impossibile questo, dicono molti, come faccio io a fare il cristiano? La prima lettura ci ha detto una cosa molto bella: questo non è lontano da te che devi andare a cercarlo a destra e a sinistra, è vicino a te, anzi è dentro di te. Ritrova Dio dentro la tua vita, ritrova il Signore dentro la tua vita, e allora potrai davvero riscoprire e ripensare le cose in un modo diverso. Certo, nei momenti di fatica penso alla crisi, alle difficoltà legate al denaro, al necessario, eccetera. Chiaramente, se abbiamo il Signore dentro, non ci dirà che l'obiettivo della nostra vita è comprarci la Ferrari. Ci dirà: accontentati della Vespa, accontentati di avere il necessario e sappi vivere bene con rettitudine in questo. Ma se noi invece partiamo dalle altre cose, sogneremo di volere chissà che cosa. Cristo è immagine ed è dentro di te, è il capo, indirizza e guida tutta la tua vita. Ecco perché Maria a Cana, dove ha visto manca il vino, non dice: no, adesso faccio qualche miracolo, eccetera. Andate da Gesù, fate quello che Lui vi dice. Quel fate non è legato solo ad andare a prendere l'acqua, ma è legato alla vita di Gesù. Fate quello che Gesù fa, cioè l'amore di Dio, l'impegno per la vita, è sul suo esempio, non su quello che ti salta in testa. Oggi posso, vado a messa, se mi ricordo dico la preghiera, se voglio bene agli altri, se però non mi danno troppo fastidio. Il Signore ha amato Dio il Padre in maniera totale, sempre ha amato noi, dice San Paolo, anche quando eravamo ancora lontani e peccatori. Non è stato lì a dire: questo del mio gruppo o dell'altro. Ci ha amati mentre eravamo lontani e nemici. Pensate un po' quanto cambierebbe la nostra vita se questo maturasse in noi, crescesse questa presenza del Signore. Ecco, fratelli e sorelle, mi piace essere qui questa sera mentre state preparando questa festa così bella legata alla Vergine e Madre del Signore, ma vi chiedo: fatela fruttificare. È vero, alla fine della festa si fanno i conti anche dei soldi, non vengo da un altro mondo, sono stato in questo mondo, ma provate a vedere anche i frutti dentro la vostra vita. Al termine di questa festa, chi avrete accanto quando venite in chiesa, come questa sera o domani o negli altri giorni? Non andate più a sedervi lontano da quella là o da quell'altro, perché non serve, perché vuol dire che non abbiamo capito niente. Anzi, andate e salutate. Vi dice una parolaccia: pazienza, Gesù ci ha detto lasciateli. Dentro questa festa coltivate i sentimenti della fede, del perdono,
del Vangelo, di una vita fatta di rettitudine. Se viviamo nel peccato, in situazioni non buone, allontaniamoci, riavviciniamoci, perché Cristo abiti davvero in noi. E poi impariamo il dono della carità, che sa farsi vicino agli altri. E vi suggerisco un piccolo segreto. Vedete, noi veniamo a messa abitualmente. Ricordate quanto tempo ci vuole di digiuno per venire a fare la comunione? Vi ricordate? Sapete che i più giovani non sanno neanche. Un'ora, benissimo. E mia mamma mi diceva, dalla sera prima si digiuna per fare la comunione. Poi insomma, mamma, cosa mi conti su? Mangiavate alle 9 e alle 4 del mattino andavi a messa, che digiuno è? Però era importante questo, un'ora. Pensate, se voi domani, sabato prossimo, domenica prossima, un'ora prima, in questi giorni della festa, vi fermate e dite, voglio andare a ricevere il Signore. Per un'ora non risponderò male a mia moglie e a mio marito. Per un'ora non dirò parolacce. Per un'ora saluterò le persone che incontro. Per un'ora mi impegnerò a non distrarmi a pensare di arrivare puntuale a messa. Pensate quante cose cambierebbero. Da casa nostra prima di tutto, perché se in quell'ora non sbattiamo la porta, non ci rispondiamo male, eccetera, eccetera, che pace in casa nostra. Ecco che allora la proposta di fede che ci viene fatta di carità è una proposta che cambia la vita. Prepariamolo per prepararci ad accogliere Maria e quello che lei ci ha detto. Accogliete Gesù e fate ciò che lui vi dice. Vedrete quanto cambia della vita. Voglio ringraziare Padre Angelo per aver animato questa Eucaristia, per aver spezzato il pane della parola del Signore. Per chi volesse risentire l'omelia, ecco, può andare sul nostro sito Maria Santissima del Carmelo e risentirà, penso, in serata tardi l'omelia.